Il viaggio dall'India. Per presentare il buddismo è necessario richiamare alla mente una panoramica del modo in cui l'India vede il mondo e la cosmologia. Proprio come dovremmo studiare la cosmologia e la visione del mondo tolemaica per comprendere Dante e gran parte della cristianità medievale. Il pensiero degli induisti sulla cosmologia e l'universo è entrato a far parte della vita giapponese attraverso il buddismo, ma è antecedente. Il buddismo l'ha semplicemente adottato come un dato di fatto, così come probabilmente oggi adotteremmo la cosmologia dell'astronomia moderna se inventassimo una nuova religione. Gli esseri umani hanno concepito tre grandi visioni del mondo. Una è quella occidentale, secondo la quale il mondo è un artefatto, in analogia con le ceramiche e la falegnameria. Poi c'è la visione induista, secondo la quale il mondo è un dramma, come un'opera teatrale. La terza è la visione cinese organica, che guarda al mondo come a un organismo, un corpo. Parleremo però della visione induista, quella che lo considera un dramma, o più semplicemente ritiene che esista ciò che esiste, che è sempre esistito e sempre esisterà, ed è chiamato il sé, in sanscrito Atman. L'Atman si chiama anche Brahman, dalla radice Bri, che significa crescere, espandersi, gonfiarsi, ed è collegata alla parola inglese breath, respiro. Il Brahman, il sé nella visione del mondo induista, giocherà sempre a nascondino con se stesso. Quanto si può essere lontani, quanto ci si può perdere. Secondo l'idea induista, ognuno di noi è una divinità e si perde di proposito solo per divertimento. E quanto può essere terribile a volte. Ma non sarà bellissimo quando ci risveglieremo? È questa l'idea fondamentale, e ho scoperto che anche un bambino può capirlo. È molto semplice ed elegante. Questa cosmologia o concezione dell'universo ha molte peculiarità, fra cui i kalpa, i lunghi cicli temporali che l'universo attraversa. Un altro aspetto è quello dei sei mondi, o sentieri della vita. L'idea dei sei mondi è molto importante nel buddismo, anche se deriva dall'induismo, ed è rappresentata in quella che viene chiamata Bhava Chakra. Bhava significa divenire, Chakra significa ruota. La ruota del divenire, o ruota della nascita e della morte, è divisa in sei spicchi. Quello in cima ospita i Deva, quello inferiore i Naraka. I Deva sono angeli, coloro che rappresentano il successo supremo del mondo. I Naraka sono i dannati dell'inferno e rappresentano il supremo fallimento del mondo. Sono i due poli opposti, le persone più felici e quelle più tristi. Nel mezzo c'è il mondo dei Preta, o fantasmi affamati, accanto ai Naraka nell'inferno. I Preta sono gli spiriti frustrati, con bocche minuscole e pance enormi, un enorme appetito con pochissimi mezzi per soddisfarlo. Appena sopra i Preta ci sono gli esseri umani, che nei sei mondi dovrebbero trovarsi in una posizione mediana. Poi si sale fino ai Deva e si comincia a scendere di nuovo. Il mondo successivo è quello degli Asura, gli spiriti furiosi, personificazioni di tutto lo sdegno, la rabbia e la violenza della natura. Più in basso ci sono gli animali, che si trovano fra gli Asura e l'inferno. Questi mondi non devono essere presi alla lettera, sono le diverse modalità della mente umana. Quando ci sentiamo frustrati e tormentati, ci troviamo nel mondo dei Naraka.
quando siamo frustrati cronici, siamo nel mondo dei preta. Quando siamo calmi e tranquilli, siamo nel mondo degli umani. Quando siamo enormemente felici, ci troviamo nel mondo dei deva. Quando siamo furiosi, siamo nel mondo degli asura. E quando ci comportiamo da stupidi, siamo nel mondo degli animali. Sono tutte modalità diverse. Ed è estremamente importante capire che nel buddismo più si migliora e più si sale verso il mondo dei deva, più si peggiora e più si finisce verso il mondo dei naraka. Tutto ciò che sale dovrà scendere. Non si può migliorare in eterno. Se si migliora oltre un certo limite, si comincia semplicemente a peggiorare, come quando affiliamo troppo un coltello e inizia a consumarsi. La buddhità, liberazione o illuminazione non si trova in nessuno dei mondi della ruota, a meno che non ne sia il centro. Se si ascende e si migliora, ci si lega alla ruota con catene d'oro. Se si scende e si peggiora, ci si lega alla ruota con catene di ferro. Ma un Buddha è colui che si libera del tutto dalle catene. Questo spiega perché il buddismo, a differenza dell'ebraismo e del cristianesimo, non significa cercare disperatamente di essere buoni, ma cercare di essere saggi. Vuol dire essere compassionevoli, che è un po' diverso dall'essere buoni. Significa provare un'enorme empatia, comprensione e rispetto nei confronti di tutte le persone ignoranti che non sanno di esserlo, ma che giocano al bizzarro gioco di essere io e te. Ecco perché un induista, quando saluta un fratello, non gli stringe la mano, ma unisce le proprie inchinandosi. E, fondamentalmente, è anche il motivo per cui i giapponesi si inchinano uno di fronte all'altro. E i rituali buddhisti sono pieni di cenni di inchino, perché in questo modo onoriamo il sé che svolge il ruolo di tutte le persone che ci circondano. E bisogna onorarlo ancor di più quando il sé ha dimenticato cosa sta facendo e quindi si trova in una situazione bizzarra. Queste sono in sintesi la visione del mondo induista e la cosmologia associata al buddismo. A seconda dei gusti, del temperamento, delle tradizioni, delle credenze popolari e così via, esiste l'idea aggiuntiva che quando il padrone o il sé finge di essere ciascuno di noi, finge prima di tutto di essere un'anima individuale chiamata Jivatman, che si reincarna attraverso una serie di corpi, vita dopo vita. Secondo il cosiddetto Karman, che letteralmente significa azione, o la legge dell'azione, gli eventi accadono in serie e sono collegati l'uno all'altro da una catena indistruttibile. Il Karman è la vita che ognuno si crea passando attraverso innumerevoli vite. Non approfondirò perché molti buddhisti non ci credono. Per esempio, i seguaci dello Zen hanno opinioni differenti su questo argomento e dicono di non credere letteralmente alla reincarnazione, ossia il fatto che dopo il funerale diventiamo improvvisamente qualcun altro che vive da un'altra parte. Per loro la reincarnazione significa che se tu, che ora siedi qui, sei davvero convinto di essere la stessa persona che è entrata in questa stanza mezz'ora fa, allora ti sei reincarnato. Se sei libero, capirai che non l'hai fatto. Il passato non esiste, il futuro non esiste. Esiste solo il presente. Questo è l'unico te stesso che esista. Il maestro Zen Dogen lo spiega in questi termini. La primavera non diventa estate. Prima c'è la primavera e poi c'è l'estate. Ogni stagione rimane al proprio posto. Allo stesso modo, il te stesso di ieri non diventa il te stesso di oggi. T.S. Eliot ha espresso la stessa idea nel suo poema Quattro quartetti, dove dice che quando ci sediamo sul treno per leggere il giornale, non siamo la stessa persona che poco prima era sul binario. Se pensiamo di esserlo, stiamo collegando i nostri momenti
con una catena. È questo che ci lega alla ruota della nascita e della morte, a differenza di quando riconosciamo che il momento in cui siamo è l'unico momento che esista. Quindi, un maestro Zen dirà: alzati e attraversa la stanza. E quando tornerete indietro chiederà: dove sono le tue impronte? Sono sparite. Dove sei? Chi sei? Quando ci chiedono chi siamo, di solito recitiamo una specie di storia. Mi chiamo così e così. Sono stati i miei genitori a darmi questo nome. Ho frequentato la tal scuola. Nella mia professione ho fatto questo e quest'altro. Produciamo così una breve biografia. Il buddista risponderà: lascia perdere, quello non sei tu. È una storia ormai passata. Io voglio conoscere il vero te, il te che sei adesso. Nessuno sa chi è, perché non conosciamo noi stessi oltre l'ascolto dei nostri echi e la consultazione dei nostri ricordi. Ma poi il vero te stesso porrà questa domanda: chi è il vero me? Dovremo analizzare come i koan zen gestiscono la questione per farvi uscire dal vostro guscio e scoprire chi siete veramente. In India questa visione del mondo è strettamente legata a un'intera cultura che riguarda ogni aspetto della vita quotidiana. Ma l'induismo non è una religione come quella degli episcopaliani o dei cattolici. Non è una religione, è una cultura. In questo senso è più vicino all'ebraismo che al cristianesimo, perché un ebreo è riconoscibile come tale anche se non frequenta la sinagoga. Gli ebrei discendono da una tradizione di genitori e antenati praticanti, portano ancora avanti certi modi di fare le cose, certe abitudini e atteggiamenti, e sono quindi ebrei per cultura più che per religione. L'induismo è qualcosa di simile, è una cultura religiosa. Essere induista comporta il vivere in India. Per via delle differenze di clima, arti, manufatti e tecnologie, non è possibile essere un induista nel vero senso della parola in Giappone o negli Stati Uniti. Il buddismo è l'induismo preparato per l'esportazione. Il Buddha era un riformista nel senso più alto della parola, colui che vuole tornare alla forma originale o riformarla per le necessità di una certa epoca. La parola Buddha è un titolo, non un nome proprio. Allo stesso modo in cui Cristo significa unto e non è il cognome di Gesù. Buddha non è il cognome di Gautama, ma significa risvegliato. Dalla radice sanscrita Bud, che significa prendere conoscenza. Il Buddha è colui che si è svegliato, che ha scoperto chi è veramente. Il punto fondamentale in cui il buddismo differisce dall'induismo è che non ci dice chi siamo. Non ha alcuna idea, nessun concetto. Voglio sottolineare le parole idea e concetto. Non ha alcuna idea né concetto di Dio, perché nel buddismo non importano i concetti, ma solo l'esperienza diretta. Dal punto di vista buddista, tutti i concetti sono errati, allo stesso modo in cui nulla è davvero quello che diciamo che sia. Questo è uno sgabello? Basta rovesciarlo a testa in giù ed ecco che è un cestino della spazzatura. Se ci batto sopra, diventa un tamburo. Quindi un oggetto è ciò che fa. È qualsiasi cosa per cui possiamo usarlo. Se siamo rigidamente convinti che sia uno sgabello e lo usiamo solo per sederci, abbiamo dei limiti. Ma se vediamo anche tutte le altre cose, comprenderemo all'improvviso che tutto può essere qualsiasi cosa. Allo stesso modo, il buddismo afferma che ciò che siamo non è definibile, perché se la pensassimo così, saremmo limitati da questa idea e ci affideremo a essa per trovare la sicurezza spirituale. Molti affermano di volere una religione come qualcosa a cui aggrapparsi.
un buddista direbbe loro di smetterla. Finché ci aggrappiamo a qualcosa, non abbiamo una religione. Ci arriviamo solo quando lasciamo andare tutto e non facciamo dipendere la nostra saggezza o felicità da alcuna idea o convinzione predeterminata. Forse penserete che il buddismo sia molto distruttivo, perché rifiuta o non crede in Dio. Non crede in un'anima immortale, né trova conforto nell'idea di una vita dopo la morte. Affronta in modo diretto la transitorietà della vita. Non c'è nulla a cui aggrapparsi, quindi bisogna lasciare andare tutto. Non esiste nessuno che possa aggrapparsi a qualcosa. Il buddismo è la disciplina di mettere in pratica tutto ciò, ma se lo farete scoprirete qualcosa di meglio di qualsiasi fede, perché troverete la cosa vera, solo che non saprete dire che cos'è. Nello Zen si dice che essere illuminati significa essere come un muto che ha fatto un sogno meraviglioso. Quando ci succede, vogliamo raccontarlo a tutti, ma se siamo muti non ci riusciamo, non possiamo parlare. Nel buddismo la verità si chiama nirvana, equivale in un certo senso alla moksha o liberazione. Nirvana significa espirare, fare un sospiro di sollievo, perché se tratteniamo il fiato lo perdiamo. Se ci aggrappiamo a noi stessi, alla vita o al respiro o allo spirito, ci aggrappiamo a Dio e a quel punto tutto muore, diventa una pietra, un semplice idolo. Ma se lasciamo andare tutto ed espiriamo, riavremo il nostro respiro. Questo è il nirvana. La dottrina buddista è il negativismo più alto. La verità ultima è descritta come shunyata, che significa vuoto. In giapponese si dice ku, lo stesso carattere che viene usato per il cielo o l'aria. Quando si manda una lettera per via aerea, il secondo carattere usato è ku, aria, vuoto. I giapponesi lo usano per tradurre shunyata, la natura fondamentale della realtà, il cielo. Ma il cielo non è vuoto in senso negativo, contiene tutti noi. È pieno di tutto ciò che accade, ma non possiamo piantare un chiodo e appenderlo. Allo stesso modo il buddismo afferma che non abbiamo bisogno di una religione, né di statue del Buddha, di templi, di rosari buddisti e così via. Quando arriviamo a riconoscere che non abbiamo bisogno di nessuna di queste cose, non ci servirà una religione, e a quel punto sarà bello averne una. Allora potrete avere rosari, suonare campane, colpire tamburi e batacchi e cantare sutra, ma queste cose non vi aiuteranno neanche un po', vi legheranno se le userete come metodo per afferrare qualcosa. Quindi ogni maestro buddista deve smascherare questi atteggiamenti, non per fare il saccente e dimostrare quanto è furbo, ma per compassione. Proprio come quando un chirurgo taglia una parte malata o un dentista estrae un dente marcio, il maestro buddista deve liberarvi delle vostre idee folli che usavate per aggrapparvi alla vita e farla morire. Esistono due tipi di buddismo. Il primo viene chiamato Mahayana. In sanscrito Maha vuol dire grande, mentre Yana fa riferimento a un veicolo o un mezzo di trasporto. L'altro tipo si chiama Hinayana, che significa piccolo veicolo. In sanscrito Hina significa infatti piccolo. Questo termine è stato coniato dai seguaci del Mahayana per indicare tutti gli altri che non riconoscono il Mahayana e che si autodefiniscono Theravada, in cui Vada significa la scuola e Thera degli anziani. Il buddismo Theravada oggi è diffuso
nello Sri Lanka, in Birmania, Thailandia, Cambogia e nel sud dell'Asia in generale. Il Mahayana si trova in Nepal e nell'India del Nord, dove è nato, oltre che in Tibet, Cina, Mongolia, Giappone e in una certa misura anche in Indonesia. Tutte le sette del buddismo giapponese sono Mahayana. Qual è la grande differenza tra queste due scuole? Il Theravada è molto rigido, è una dottrina pensata per i monaci più che per i laici. Ci sono molti modi di vivere il buddismo. I buddisti Theravada cercano di vivere senza desideri, di non avere bisogno di mogli o fidanzate, mariti o fidanzati, di non uccidere nulla, di seguire un'alimentazione strettamente vegetariana, filtrando persino l'acqua per non ingoiare per sbaglio anche qualche insetto minuscolo. Meditando tutto il tempo nello stesso modo rigoroso e alla fine raggiungono il nirvana, che prevede la totale scomparsa dal mondo manifesto. Il Mahayana lo ritiene un punto di vista dualista. Non è necessario allontanarsi da questo mondo per sperimentare il nirvana, perché il nirvana è ciò che esiste. È qui, è adesso. Per il Mahayana, la persona ideale è un bodhisattva. In origine questo termine si intendeva colui che ha intrapreso la via per diventare un Buddha, ma nel Mahayana indica colui che è diventato un Buddha e poi è tornato nel mondo, con uno spirito di compassione, per aiutare tutti gli altri esseri a risvegliarsi. E questo è un compito senza fine, come riempire un pozzo di neve. Se si cerca di farlo, il pozzo non si riempie mai. Nei monasteri Zen, dopo aver reso omaggio al Buddha, il Dharma, che è la dottrina o il metodo del Buddha, e il Sangha, cioè la comunità dei seguaci del Buddha, si fanno quattro voti, uno dei quali è: gli esseri sono innumerevoli, faccio voto di aiutare tutti. E questo compito non ha fine, non verrà mai il momento in cui tutti gli esseri saranno stati aiutati. In altre parole, un Buddha non direbbe mai: ascoltate, io sono un Buddha, ho più esperienza di voi, so più cose di voi e per questo dovete rispettarmi. Dall'altro lato, un Buddha vedrebbe tutti gli esseri come perfetti, esattamente dove siamo. Tutti noi siamo dei Buddha. E se qualcuno non lo sa, è giusto che in questo momento non lo sappia. Per comprendere il buddismo è assolutamente fondamentale riconoscere che il suo metodo di insegnamento è dialettico, ossia consiste in un dialogo fra un maestro e uno studente. Questo metodo si chiama upaya, che significa mezzo per raggiungere uno scopo, ed è usato dal maestro per illuminare lo studente. L'upaya implica un'avanzata pedagogia dell'insegnamento, ma in un contesto politico anche un inganno. Poiché il buddismo è un dialogo, quelli che normalmente riteniamo siano i suoi insegnamenti, in realtà non sono tali, sono semplicemente la prima mossa o il processo di questo dialogo. Il fatto è che il buddismo non è un insegnamento. La sua essenza consiste in un certo tipo di esperienza, una trasformazione della coscienza, che si chiama risveglio o illuminazione, e implica di guardare oltre o trascendere l'inganno di essere un ego separato. Un buddista, a differenza di un cristiano, non vuole scoprire che cosa sia la fede risalendo alle sue origini. Nel cristianesimo c'è sempre stata la tendenza a chiedersi che cosa ha insegnato davvero Gesù. Qual è il Nuovo Testamento più puro, non inquinato dai teologi e dagli scribi che mettevano le parole in bocca al maestro? Il buddismo non prevede questo atteggiamento e questo percorso dialettico. Se abbiamo una ghianda e se questa ghianda è viva, si trasformerà in una quercia. È così che deve essere. Deve trasformarsi in qualcos'altro. Allo stesso modo il buddismo si è sviluppato molto dall'epoca del Buddha. È diventato talvolta più complesso, talvolta più semplice, ma in ogni caso
è cambiato radicalmente, perché il seme piantato dal Buddha era vivo. Per esempio, quando chiediamo quali sono le scritture buddiste, potremmo ricevere due risposte. Nella scuola del Sud, Theravada, esiste una serie di scritture in lingua Pali, divise in tre sezioni chiamate Tripitaka, che significa tre canestri, perché i sutra dei manoscritti originali furono scritti su foglie di palma che venivano trasportate in canestri, e i manoscritti contenuti in tre di questi canestri compongono le scritture buddiste. Tuttavia, nell'evoluzione di queste scritture, il Buddha non scrisse mai nulla, e nemmeno i suoi discepoli più vicini. È molto importante ricordare che per molti secoli tutte le scritture indiane sono state tramandate oralmente. Non abbiamo riferimenti certi riguardo alle date, perché quando si trasmette una tradizione orale non sempre si conservano i riferimenti storici. Supponiamo di parlare di un certo re, il cui nome entrerà nella storia. In una tradizione orale è probabile che il nome del re venga cambiato ogni volta che vengono raccontate le sue vicende, in modo da corrispondere a quello del re che governa in quel momento. Le cose che cambiano, che hanno un ritmo storico come l'avvicendarsi dei re, vengono modificate quando sono trasmesse oralmente. Ma le cose che non cambiano, come il principio essenziale della dottrina, non verranno alterate. Quindi ricordate che le scritture buddiste sono state tramandate oralmente per secoli prima di essere messe su carta, e questo spiega la loro monotonia. Ogni cosa è numerata. Esistono 4 nobili verità, 8 passi dell'ottuplice sentiero, 10 legami, 5 skanda, 4 brahmavihara o stati di meditazione, e così via. Ogni cosa appartiene a una lista numerica, in modo da poter essere memorizzata facilmente. Le formule vengono ripetute di continuo per aiutare a ricordarle. È ovvio quindi che le scritture del canone Pali, se ci si mette davvero a leggerle, presentino una certa monotonia per via degli aiuti mnemonici, ma anche perché nel corso del tempo, prima che venissero messe per iscritto, molti monaci passavano i pomeriggi di pioggia ad aggiungervi dettagli in uno stile tale che nessuna persona ispirata le avrebbe mai raccontate in quel modo. Hanno inserito commenti su commenti, gran parte dei quali senza alcun senso dell'umorismo. Io ho sempre amato il passaggio in cui il Buddha insegna come meditare e descrive alcune cose su cui ci si può concentrare, come un quadrato disegnato sul terreno, la punta del proprio naso, una foglia o una pietra, e poi dice: o su qualunque altra cosa. Il commentatore ha aggiunto la nota: ma non su cose malvagie. Ecco un monaco davvero professionale. Ovviamente queste cose sono accadute, ma tali aggiunte, tali attribuzioni dei propri scritti al Buddha, non sono state fatte con spirito disonesto. Sarebbero disoneste oggi, con i nostri standard di storicità e di correttezza letteraria. Sarebbe molto scorretto da parte mia produrre un documento e fingere che sia stato scritto da una persona venerabile, per esempio da T.D. Suzuki o da Goethe. Ma secoli fa, in Occidente come in Oriente, era considerato quasi immorale pubblicare un libro di saggi consigli con il proprio nome, perché una persona normale non aveva il diritto di possedere tale conoscenza. Ecco perché su libri simili si metteva sempre il nome del vero autore, ossia della persona che aveva ispirato lo scritto. In questo senso, di certo Salomone non ha scritto il libro della sapienza, eppure è stato attribuito a lui, perché Salomone era l'archetipo dell'uomo saggio. Allo stesso modo, nel corso dei secoli, quando diversi monaci e studiosi buddhisti hanno scritto ogni sorta di sutra o scritture, o li hanno attribuiti al Buddha, in realtà sono stati giustamente modesti. Intendevano che quelle dottrine non erano le loro, ma quelle che il Buddha aveva loro ispirato, e quindi dovevano essere attribuite a lui.
e così, dietro al canone Pali, esiste un enorme corpus di scritture originariamente scritte in sanscrito e poi tradotte in cinese e in tibetano. Possediamo manoscritti molto danneggiati dell'originale sanscrito, ma le traduzioni cinesi e tibetane sono molto complete. È soprattutto grazie alle fonti cinesi e tibetane che abbiamo il canone Mahayana, oltre al canone Theravada scritto in lingua Pali. Il Pali è una forma addolcita di sanscrito. Laddove in sanscrito si dice Nirvana, in Pali si dice Nibbana. Il sanscrito dice Karman, il Pali dice Kamma. Il sanscrito parla di Dharma, il Pali di Dhamma. Sono due lingue molto simili, ma l'articolazione dei suoni del Pali è più dolce. Gli studiosi occidentali oggi tendono a pensare che le scritture in Pali siano più vicine agli insegnamenti autentici del Buddha di quelle in sanscrito. Nel contesto cristiano, con il nostro approccio alle scritture, noi occidentali abbiamo grossi pregiudizi in favore dell'autenticità della tradizione Theravada rispetto a quella Mahayana. I seguaci della tradizione Mahayana hanno una gerarchia di scritture, le prime delle quali sono rivolte alle persone più semplici. Dopodiché esistono circa 4 gradi successivi, che progressivamente si avvicinano alle scritture per le persone più riflessive. Si dice che il Buddha le abbia pronunciate per prime, davanti ai suoi discepoli più intimi. Poi, a mano che raggiungeva altre persone, ha creato quello che oggi è conosciuto come il canone Pali, inteso per le persone più limitate. Ma i suoi primi discorsi sono stati rivelati solo molto, molto dopo la sua morte. Quindi, per i Mahayanisti, non è difficile dimostrare che le scritture in sanscrito rappresentano un livello di evoluzione storica delle idee buddiste, che dal nostro punto di vista non può essere stato concepito all'epoca del Buddha. Dicono però che gli ultimi discorsi a essere rivelati sono in realtà i primi a essere insegnati ai discepoli più intimi. Dobbiamo tenere conto di queste discrepanze tra i diversi punti di vista, anziché proiettare sulle scritture buddiste gli standard della critica storica e documentaria occidentale, perché il buddismo è essenzialmente un processo che si sviluppa con il dialogo. Le fasi iniziali del dialogo si trovano nei presunti primi documenti del buddismo. Nelle 4 nobili verità si dice che il problema affrontato dal buddismo è la sofferenza. La parola dukkha, che vuol dire appunto sofferenza, è il contrario di sukha. Sukha indica tutto ciò che è dolce e piacevole. Dukkha significa l'opposto, ciò che è amaro e frustrante. I Mahayanisti spiegano che il Buddha insegnava sempre tramite un metodo dialettico. Ossia, quando le persone cercavano di stabilire come proprio obiettivo di raggiungere il sukha, inseguire la felicità, lui contrastava questa visione errata insegnando che la vita è essenzialmente miserabile. Quando la gente credeva che in ognuno di noi esistesse un sé permanente ed eterno e si aggrappava a quel sé per controbilanciare questa visione unilaterale, lui insegnava l'altra dottrina estrema, ossia che in noi non vi è alcun sé, alcun ego. Ma un Mahayanista dirà sempre che la verità è nella via di mezzo. Né nel sukha né nel dukkha, né nell'atman né nell'anatman, se e non se. È questo il punto cruciale. Una volta alcuni studenti chiesero a R.H. Blit: «Lei crede in Dio?» Lui rispose: «Se voi ci credete, io non ci credo. Se non ci credete, io ci credo». Allo stesso modo, tutta la pedagogia buddista non è rivolta alla gente in generale, ma all'individuo che si pone un problema. Ogni volta che sembra dare troppa importanza a un certo aspetto di una cosa, il maestro sottolinea l'aspetto opposto, in modo che si arrivi a una via di mezzo. Porre l'accento sulla vita come sofferenza significa semplicemente dire
che il problema che stiamo affrontando è il dolore. Noi esseri umani ci sentiamo maltrattati perché siamo nati in un mondo costruito in maniera tale che il prezzo che paghiamo per goderne, per avere un corpo sensibile, è che questo corpo sia capace dell'agonia più dolorosa. Non è forse un brutto scherzo quello che ci hanno giocato? Che cosa possiamo fare? È questo il problema. Quando il Buddha dice «la causa della sofferenza è il desiderio», la parola che è stata tradotta con desiderio sarebbe da rendere più correttamente come brama, possessività o avidità. In realtà sta dicendo «forse soffri perché desideri». Proviamo allora a cercare di non desiderare e vediamo se smettendo di desiderare smettiamo anche di soffrire. In altre parole, si potrebbe anche dire «è tutto nella tua testa». Non esiste nulla di buono o cattivo, è il pensiero a renderlo tale. Quindi, se riusciamo a controllare la mente, non dovremo più controllare nient'altro. Se controlliamo la mente, non avremo bisogno di controllare neppure la pioggia. Se ci bagniamo, è solo la nostra mente a dirci che essere bagnati è una cosa negativa. Chi ha una buona disciplina mentale può essere perfettamente felice di camminare sotto la pioggia. Se abbiamo un buon controllo mentale, non ci serve il fuoco. Ma se non riusciamo a controllare la nostra mente, quando fa freddo cominciamo a tremare perché opponiamo resistenza al freddo. Lo combattiamo. Se invece non lottiamo e ci lasciamo andare al freddo come atteggiamento mentale, staremo bene. Controllate sempre la vostra mente. Questo è un altro modo di affrontare il problema. Non appena uno studente comincia a sperimentare queste cose, scopre che non è semplice come sembra. Non solo è molto difficile non desiderare o controllare la propria mente, ma la questione ha qualcosa di ambiguo. È esattamente quello che siamo chiamati a scoprire. Quando cerchiamo di eliminare il desiderio per evitare la sofferenza, vogliamo evitarla, desideriamo di non desiderare. Non sto solo giocando con la logica, intendo dire che chi fugge dalla realtà ne avrà sempre paura. Ci sarà il segugio del cielo che lo insegue, in un certo senso scappa anche mentre cerca di non scappare. Tale metodo di insegnamento doveva istruire a far emergere questo aspetto. Il primo passo non prevede la spiegazione completa, ma solo l'esperimento di non desiderare, o di cercare di controllare alla perfezione la propria mente. Per comprenderlo, bisogna attraversare questa fase o una equivalente, in modo da arrivare al punto di capire di essere finito in un circolo vizioso. Quando si cerca di controllare la propria mente, si è ancora motivati dalla possessività e dall'avidità, dall'autoprotezione, dalla mancanza di fiducia e amore. Quando lo capisce, lo studente torna dal maestro e gli dice «Sono in difficoltà, non riesco a eliminare il desiderio perché il mio sforzo è esso stesso un desiderio. Non posso eliminare l'egoismo perché le mie ragioni per voler smettere di essere egoista sono anch'esse egoiste». Come dice uno dei classici buddhisti cinesi, quando l'uomo sbagliato usa i mezzi giusti funzionano nel modo sbagliato. I mezzi giusti sono tutte le discipline tradizionali. Si pratica lo zazen e si diventa un Buddha. Ma se non si è un Buddha in partenza, non si può diventarlo, perché si è la persona sbagliata. Staremo usando i mezzi giusti, ma li usiamo con intenzioni egoistiche o ansiose. Abbiamo paura di soffrire. Non ci piace e vogliamo sfuggire alla sofferenza. Queste motivazioni cancellano la giustezza dei mezzi, ma bisogna scoprirlo da soli. Nel corso del tempo, mentre tutto ciò veniva esplorato a fondo dai discepoli del Buddha, si sviluppò una forma molto evoluta di questa tecnica dialettica
che veniva chiamata Madhyamika, ossia la via di mezzo. Si trattava di una pratica buddista ideata da Nagarjuna, che visse intorno al 200 d.C. Il metodo di Nagarjuna prevede semplicemente delle conclusioni logiche per il metodo del dialogo che esisteva già. Nagarjuna lo portò all'estremo. Tale metodo si propone di mettere in dubbio qualunque proposizione a cui i suoi studenti si aggrappino, di distruggere ogni formulazione e concetto intellettuale, di qualsiasi tipo, riguardo alla natura della realtà o del sé. Forse penserete che si tratti semplicemente di un gioco da salotto, un piccolo esercizio intellettuale. Ma se ci provaste, capireste che è del tutto terrificante e porta quasi sull'orlo della pazzia, perché un maestro abile, con questo metodo, può ridurvi in uno stato di tremante insicurezza. L'ho visto succedere a persone del tutto normali, occidentali qualsiasi, che pensavano di partecipare soltanto a una piacevole discussione intellettuale. Infine il maestro, durante il discorso, scopre quali sono le premesse fondamentali a cui ognuno dei suoi studenti si aggrappa. Qual è il fondamento della sanità mentale? Su che cosa basi la tua vita? Quando ha scoperto queste cose per ciascuno studente, le distrugge. Dimostra loro che non è possibile basare la propria vita su questo, che farlo porta a ogni sorta di contraddizioni e follie. Lo studente torna dal maestro e dice: «È comodo per lei tirarci via il tappeto da sotto i piedi, ma cosa propone in alternativa?» E il maestro risponde: «Non propongo nulla». Non è stupido. Non costruisce qualcosa che può essere distrutto. Ma se non costruiamo qualcosa che può essere distrutto, non possiamo giocare con il maestro. Forse direte: «Non ne ho bisogno», ma d'altro lato c'è qualcosa che vi tormenta, dicendovi che non è così. Quindi andate a giocare con il maestro e lui continuerà a distruggere qualunque cosa proponiate, qualunque cosa a cui vi aggrappiate. Questo esercizio produce nell'individuo uno stato davvero traumatico. Le persone ne ricavano un'ansia acuta che non ci si aspetterebbe se si considerasse questo metodo come una semplice discussione molto intellettuale e astratta. Ma quando si inizia davvero e si scopre che non esiste alcun concetto di cui possiamo fidarci davvero, comincia la paura. È la disciplina a salvarci dalla pazzia. Oltre all'atmosfera creata dal maestro e dal fatto che lui sembra perfettamente felice senza alcun concetto a cui aggrapparsi. Lo studente lo guarda e dice: «Sembra che stia bene, forse posso stare bene anche io». Questo gli dà una certa fiducia, la sensazione che non sia tutta una follia, perché il maestro, a modo suo, è del tutto normale.